vai. Facciamo adesso un momento la preghiera. Sì. Però giriamoci anche verso le persone. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare gli infermi, sia con tutti voi. Il Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che tutti consola per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo e nell'anima e quanti prestano loro assistenza e aiuto. I malati infatti completano nella propria carne ciò che manca alla passione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, e rendono presente in modo singolare la persona stessa del Signore. Egli si identifica negli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questa casa, sui malati che vi saranno accolti e su quanti si prodigheranno al loro servizio. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alle cure premurose del tuo popolo, che cammina in novità di vita in Cristo tuo Figlio. Esaudisci le nostre umili preghiere. Per la grazia del tuo Spirito, fa che questa casa diventi un luogo di benedizione e di carità autentica. Qui si esercitino con sapienza la loro difficile arte, qui il personale sanitario presti con sollecitudine il proprio servizio, qui vengano i fratelli a visitare il Cristo che soffre nelle sue membra, possano gli infermi recuperare prontamente la salute e a renderti fervide grazie dei benefici ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio, consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, che vi ha convocati a inaugurare questa casa preparata con intelligenza d'amore per la cura degli infermi, vi confermi con la sua grazia, perché rendiate un fedele servizio a Cristo presente nelle sue membra. Egli vi regna nei secoli dei secoli. E su tutti voi qui presenti scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E molti auguri. Grazie. Eccellenza, autorità religiose, autorità civili, militari e autorità scientifiche. Ho il graditissimo compito di dare il benvenuto in questa struttura come non ospiti, ma graditissimi ospiti all'inaugurazione. Le ragioni profonde di questo nostro progetto risiedono nella necessità di assicurare ai cittadini meno fortunati di essere ospitati in strutture specializzate, soprattutto per patologia di particolare gravità, quale può essere l'Alzheimer. Questo centro nasce rispondendo ai bisogni di una città, di una comunità, ma soprattutto di una società complessa. La complessità molto spesso è ridotta dalla capacità e soprattutto dall'affetto e dall'amore di una famiglia, o delle famiglie, che è più giusto dire, ma qualche volta anche dalla sensibilità delle istituzioni che insieme tra parte pubblica e privati
in una forma di sinergia molto significativa come quella che sperimentiamo oggi, realizziamo o si realizzano strutture che possono servire, essere degne di ospitare malati che sono nostri fratelli, che possono essere i nostri genitori e che quindi hanno il diritto di essere curati. In un contesto economico di grande fragilità sociale e di un progressivo invecchiamento della popolazione, mi sembra che sia giusto che questi attori, cittadini, istituzioni in particolar modo, imprese, scuola, mass media, si mettono insieme per fare sinergia, per realizzare davvero il meglio che è possibile. E questo lo si deve anche per far regredire una cultura involutiva che si vede la sanità come sempre qualcosa di negativo. Credo che questo esempio possa costituire anche un, come dire, una goccia nel mare di un esempio positivo che si può tradurre in un'esperienza nuova, dove questa subcultura, questa incultura venga cancellata e si fa spazio a una capacità, una fiducia da parte della gente verso l'ente pubblico e verso questo rapporto che ho detto di sinergie con il privato. Voglio approfittare per ringraziare tutti, Sua Eccellenza in maniera particolare, perché è un'espressione positiva del nostro territorio. È davvero il lievito del nostro territorio, lo dico convintamente, perché in ogni circostanza lui con la sua presenza, con la sua parola, ci dà il coraggio, ci dà evidentemente la fiducia per andare avanti in un momento difficile del nostro paese, delle difficoltà che si incontrano quotidianamente. E questo per noi è un grande aiuto, di grande, come dire, auspicio. Voglio approfittare per salutare il viceprefetto, perché il prefetto mi ha chiamato questa mattina scusandosi che non stava bene, ma la dottoressa Cicori è una persona davvero estremamente positiva anche nella sua azione che svolge a favore del territorio e tutti quanti, il CNR in maniera particolare, perché questa struttura sarà curata con, vuol dire, particolare interesse da questo mondo scientifico che insieme evidentemente all'aiuto che potranno dare tutti gli operatori, e mi auguro che questa casa diventi davvero, come dire, per i pazienti, un momento, come dire, non di distacco, di trauma rispetto alla famiglia, ma la continuità della famiglia, che si possa, come dire, dare davvero il senso del calore della famiglia, dell'amicizia, della stima, oltre che delle cure. E quindi diciamo che il CNR svolgerà un ruolo importante, ringrazio il professore Pioggi e tutti gli operatori che stanno del CNR, che hanno avuto evidentemente questa questo, diciamo, positivo interesse a stare qui nella nostra struttura, a operare, a collegarsi, a mettere a disposizione anche strumenti tecnologici importanti che aiuteranno i pazienti a migliorare e comunque a recuperare una certa efficienza. Ma non sta a me spiegare queste cose, a me sta invece spiegare le ragioni di questo centro che sono, ripeto, gli interessi collettivi, non certamente personali, interessi collettivi che riguardano la nostra comunità, ma essendo questo un centro unico della Regione Puglia con l'ausilio del CNR è sicuramente di grande eccellenza e ci auguriamo ovviamente che chi sarà ospitato potrà essere curato non solo con l'amore paterno e fraterno ma anche con l'interesse scientifico e a questo si aggiunge chiaramente anche da parte del sindaco che ringrazia tutti, ringrazia la mia giunta che mi ha ovviamente collaborato anche in questa scelta, mi ha condiviso questo progetto, anche la cooperativa Madre Teresa che ha voluto sperimentare in questo territorio di frontiera, dico di frontiera perché noi siamo al confine con Taranto e che sicuramente questo potrà essere un motivo aggiunto, un valore aggiunto. Ringrazio anche i colleghi, ho visto il nostro caro collega sindaco di Ceglie Messapio per la sua presenza, tutte le autorità, tutti i medici, il dottore Galasso, anche chi evidentemente ci ha consentito di poter aprire questa struttura, il dottor Gianluca Budano, il presidente dell'ambito, il dottore Greco, il dottor Pasqualone, tutti coloro che effettivamente hanno dato il proprio contributo. E, come dire, questo è un
una struttura comunale dove l'attività sarà svolta da un privato. Mi auguro che questa sinergia possa costituire davvero un'occasione per estendere sul territorio tanti servizi che diventano la ricchezza, affinché la salute, la sanità non sia qualcosa, un optional, ma è un diritto di ogni cittadino. Questo diritto ovviamente si deve affermare in ogni luogo. Auguri a tutti voi e auguri soprattutto a chi ha la responsabilità di dirigere questa struttura. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, finalmente siamo arrivati alla parte centrale dell'inaugurazione, anche perché penso che tutti si chiedevano il funzionamento, come fosse il funzionamento, l'assenza delle brochure, scelta voluta appositamente affinché ci fosse una reale poi spiegazione da parte nostra. Allora, noi siamo una società, ci chiamiamo Madre Teresa, operiamo nel settore socio-sanitario e abbiamo delle strutture sia di accoglienza e residenza di anziani non autosufficienti che ragazzi non autosufficienti. Questo è un centro diurno riabilitativo di demenze gravi e Alzheimer. Qual è la particolarità di questo centro? Solitamente i centri diurni per anziani vengono utilizzati per accogliere nella parte semi-residenziale, quindi la mattina vengono portati dai propri parenti, oppure c'è il pulmino messo apposta dalla struttura che li va a prendere e li riporta il pomeriggio alle 17:30, 18 circa, e vengono intrattenuti in queste strutture. La particolarità di questo centro è che, oltre a una parte riabilitativa, quindi cognitiva, di mantenimento anche fisico, ci siamo, attraverso questa convenzione fatta per la prima volta nella Regione Puglia, in convenzione con il CNR, si farà ricerca. Quindi chi meglio del CNR, dove sono tutti ricercatori, quindi adopereranno sempre dei metodi e delle metodologie appunto sempre innovative, perché la particolarità dei ricercatori è quella di rendersi conto quali siano poi i metodi poco rispondenti o rispondenti, e attraverso delle pubblicazioni che vengono effettuate da loro mettere a disposizione degli altri ricercatori affinché sia gli errori che le parti più positive vengano messe a disposizione in tutto il mondo. Quindi noi, attraverso queste riabilitazioni fatte attraverso le nostre fisioterapiste e educatrici, simultaneamente in remoto, adesso lo spiego in maniera più semplice, quotidianamente dei dati raccolti attraverso delle manovre fatte attraverso una webcam. Adesso la parte più di spiegazione scientifica la faranno proprio quelle del CNR. Verranno presi dei dati attraverso delle webcam, delle Kinect. In remoto la società di CNR, quindi di Messina, quotidianamente accoglierà i dati per ogni paziente, quindi non associandoli a tutti e 30 pazienti come che risiederanno in questa struttura, ma ogni dato, quindi singolarmente ogni paziente avrà dei suoi dati messi a disposizione. Quindi a seconda di come reagirà il paziente, quotidianamente o settimanalmente, a seconda poi del tempo che decideranno i ricercatori, si cambierà il metodo affinché appunto poi il paziente possa contribuire a questa riabilitazione così chiamata cognitiva. Però, se siete d'accordo, spiegato così sommariamente, passo la parola subito a Giovanni Pioggia, professor Pioggia, che è del CNR, quindi meglio di lui non saprà spiegarlo nessuno. Innanzitutto vorrei ringraziare Nino, il sindaco, il vescovo, tutti. Per noi è un onore partecipare a questa struttura, proprio perché noi, occupandoci di ricerca, è un'opportunità importante cercare di mettere in atto, in pratica, quello che sono le conoscenze scientifiche in un mondo reale, su chi ha veramente dei bisogni. Il nostro scopo è quello di portare un beneficio
per il paese, come dice, come recita il nostro statuto, ma in questo caso è molto più importante, un beneficio sociale, assistenziale, e quindi cercare di portare le nostre conoscenze per aiutare qualcuno. Questo è da sempre il nostro obiettivo, soprattutto anche il mio. Diciamo, noi ci occupiamo di bioingegneria legata alle disabilità, quindi alla neurodegenerazione, al neurosviluppo. Quindi il nostro obiettivo è questo, è quello di fare questo. Quindi noi siamo felicissimi, orgogliosi, anzi per noi è un grande, diciamo, una grande opportunità collaborare. Allora, ci siamo posti insieme a Nino, diciamo, questo obiettivo, che è quello di cercare di portare una riabilitazione magari un po' più moderna, che potesse avere magari dei risultati sperabilmente migliori, però sempre sono sempre sotto forma di prototipi scientifici. Quindi in questo caso, diciamo, cosa abbiamo sistemato qui? Abbiamo realizzato un software, magari ve lo faccio vedere, che consente, sotto sempre la guida attenta di un, diciamo, di un fisioterapista, comunque dei medici che hanno in cura il paziente, di poter fare delle attività, quindi delle attività motorie, quindi stimolare il sistema motorio attraverso degli esercizi personalizzati e mirati. Questi esercizi, attraverso dei sensori che sono appunto la Kinect, una classica telecamera, viene acquisito il movimento del soggetto. Questo movimento non viene soltanto acquisito, quindi studiate tutte le traiettorie, la cinematica degli arti, come si muove e quali sono le sue difficoltà motorie, ma siccome il movimento stimola un'attività di gioco, quindi adesso vi farò vedere, stimola alcune attività, quindi dei giochi in cui il paziente col movimento stesso può muovere magari degli oggetti, catturare altri oggetti, fare dei conti per ricordarsi l'oggetto che aveva catturato, e quindi unire quello che è l'attività motoria con il sistema cognitivo. Questo è un po' la chiave del sistema, nel senso che in qualche modo per stimolare sistema cognitivo e sistema motorio insieme è possibile fare quella che si chiama una motricità legata alla stimolazione del sistema cognitivo. Quindi questi giochi, che poi svilupperemo insieme ai terapisti di Madre Teresa, perché è importantissimo il loro feedback, consentiranno di acquisire i dati e quindi di personalizzare sempre di più l'esercizio sul paziente, e quindi magari modificare i livelli, cambiare le attività, cambiare il tipo di movimento, fino a caricare dei giochi che sono totalmente legati a quel paziente stesso, e quindi cambiare proprio in funzione del paziente. Questi dati, ovviamente, una volta che vengono acquisiti, sono dei dati numerici, noi siamo ingegneri, quindi misuriamo in modo. Questi dati ovviamente sono fondamentali per la terapista per poter cambiare il piano terapeutico, per cambiare ciò che avviene, e questi dati noi da remoto li potremmo studiare, analizzare, fornire dei feedback, perché, diciamo, il nostro istituto è un istituto, diciamo, che si chiama Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti, dove ha la sede centrale a Pozzuoli, ha una sede molto importante anche qui a Lecce, quindi qua vicino c'è Lecce, il nostro, diciamo, minimo distante, e abbiamo una sede a Messina dove magari ci occupiamo più di, diciamo, di questo particolare, diciamo, malattie. Quindi questo è quanto. Se volete ve lo faccio vedere in funzione, diciamo. È molto interessante. Se venite un pochettino più avanti, possono. Il sistema è molto semplice. Prima c'era la musichetta sottofondo. Non riuscivo a eliminare. Quindi il sistema è molto semplice, perché basa tutto. Sì. Basa tutto sulla possibilità poi di costruire tante possibilità di gioco. Quindi immaginiamo un'attività. Quindi la terapista magari sceglie l'attività di questo, diciamo, di un soggetto, perché magari decide il tipo di movimento. A questo punto, dove è spiegato al soggetto ciò che avviene, io spero che il sistema funzioni con tutte le persone, mi devo allontanare. Se voi vedete, in quel riquadro a sinistra, vedete che c'è la mia immagine, ma sopra c'è uno specie di, noi lo chiamiamo scheletro, è una cosa un po' brutta, però spieghiamo, è così. Spieghiamo che in questa parte dovrebbe essere libera la parte, sì. No? Quindi, ecco, vedete? Allora, vedete che il sistema acquisisce la mia persona. Quindi in realtà io posso, vedete quella linea azzurra, posso esattamente sapere tutte le dinamiche dei segmenti corporei e quindi l'immagazzino. Io in questo caso, io se mi muovo da una parte, si muove anche il pupazzetto. Ok? Perché questa cosa? Perché il gioco è stato, diciamo, è basato sulla possibilità di muovere il pupazzetto da una parte o dall'altra, no? Adesso mi devo mettere un po' più in qua. Ok, ok. Esatto, sì. Quindi in questo caso magari vedete c'è una linea azzurra che segue il mio movimento, quindi io posso vedere ciò che succede, e quindi sono in grado di muovere questo gioco un po' più in qua, così, e quindi fare questo tipo di movimento. Magari questo tipo di movimento magari potrebbe essere riabilitativo, questo o un altro, ovviamente lo posso personalizzare. Da questo movimento ovviamente attivo tutta una serie di passaggi, e quindi il paziente non solo stimola il sistema motorio, ma può stimolare il sistema cognitivo, perché il gioco può essere combinato, più livelli e cose del genere. Quindi poi posso muovermi, ovviamente il paziente si muove, scende giù, magari io faccio altri movimenti, eccetera, eccetera. Questo è un tipo di movimento.
Quindi voi capite l'importanza di queste attività, che possono essere tante. Ad esempio questo potrebbe essere quest'altro tipo di movimento, che è quello del bending, si chiama, ora no. Allora, in questo caso lui mi riconosce questa parte e il pupazzetto prende gli oggetti, no? Magari faccio un punteggio, non la prendo, così. Oppure posso spostarmi sulla sinistra, così. Vedete che il sistema ovviamente acquisisce tutta la cinematica corporea e quindi posso fare sì. Questo ovviamente stimola entrambe le cose. I giochi, siccome noi stiamo facendo ovviamente ricerca, questo è sempre, qui fa così, qui va a prendere l'oggetto. E quindi tutti questi dati ovviamente vengono acquisiti al sistema, possono essere interattivi e quindi consentono, vedete qui c'è la diagnostica di ciò che succede nel mio movimento e posso farne altre, ad esempio questo è, ne abbiamo preparati, diciamo, 4 per farvi vedere il nostro. Ecco, questa è una piccola spiegazione, ovviamente in inglese, diciamo. Questo è un po' più complesso, nel senso che praticamente io posso muovermi così, oppure posso fermarmi, e oppure posso cambiare lato. E quindi questo esercizio riabilitativo consente al paziente, adesso in questo caso, vabbè, perché giustamente ecco, non la prende bene, perché dipende, ok, diciamo si muove, dipende anche dalla distanza, ovviamente dal coso, quindi io mi posso fermare, oppure cambiare lato, o fermare il paziente, e quindi interagire. Questo movimento che noi abbiamo scelto, ovviamente con le terapiste si sceglie il tipo di movimento adatto a quel paziente e il tipo di attività. Ovviamente si farà un'attività sempre più complessa in modo che possiamo stimolare la memoria, ricordarsi l'oggetto che hai preso, raggiungere un certo punteggio, eccetera, eccetera, e quindi stimolare il movimento e il sistema cognitivo. Questo è quanto, diciamo. Questi poi verranno elaborati, no, solo una chiarimento. Sì. Una volta, voglio dire, evidenziati, cioè nella... nello svolgimento dell'attività, poi questo dato viene trasmesso ed elaborato a livello centrale perché possa essere, voglio dire, poi in un certo modo rimodulato e sul paziente stesso. Certo. È così. E questo abbiamo. Ovviamente le possibilità sono infinite, quindi una domanda della vista dirà cambiamo questo, cambiamo scenari, cambiamo per esempio lo paziente più grande, se magari il paziente non lo vede perché magari ha problemi, diciamo, di vista, oppure cambiamo i colori, in funzione di qual è lo stimolo più adatto a quel paziente. E questo si fa in maniera molto semplice.